Importante evento per tutti gli appassionati di arti marziali sul territorio. Negli spazi del bocciodromo di Sassuolo si è appena concluso l'Aikido Summer Camp, un camp per praticanti esperti di questa antica disciplina, sotto la guida di uno dei più grandi maestri a livello mondiale, il maestro Takeshi Tomita. Ed è stato proprio quest'ultimo a spiegarci in cosa consiste l'Aikido. Aikido è una parola giapponese che riassume il significato di combattimento. È nato molti anni fa in Giappone. Ha una cultura molto vecchia, è un'arte marziale molto pericolosa che serve per sviluppare una filosofia, la filosofia su come possiamo vivere insieme in pace. È molto adatta all'attualità perché nel mondo ora c'è molta confusione, mi riferisco specialmente alla situazione tra Russia e Ucraina. Non dovremmo creare problemi, combattere e ucciderci gli uni con gli altri. Infatti con la nostra tecnica non uccidiamo mai perché rispettiamo il corpo umano e perché dietro l'essere umano c'è una famiglia, una moglie, bambini, una società, che può essere la società italiana, io vivo in Svezia, quindi la società svedese o quella giapponese. Noi dobbiamo rispettare ogni essere umano. Questo è il motivo per cui il mio Aikido è un po' difficile da comprendere, perché questo è quello che c'è dietro. Quindi perché pratichiamo quest'arte marziale? Perché oltre alla tecnica c'è una morale e perché quando ci sono queste situazioni di confusione la usiamo per la difesa personale. Comunque sia, noi la pratichiamo solo come difesa. Un camp che avrebbe dovuto svolgersi già nel 2020, ma che da quella data in poi è sempre stato posticipato a causa del Covid. Siamo qui finalmente dopo il Covid, tutti i corsi estivi erano stati cancellati. Da allora questa è la prima volta che torno in Italia, anche se ormai sono 35 anni che viaggio e vengo in Italia per incontrare i miei studenti, tra cui Emilio Lezza. Maestro Tomita che viene a Sassuolo è dal 1987, quindi sono passati 35 anni, anzi 36 per la verità. Abbiamo la fortuna di avere lui che è il più grande maestro al mondo attualmente, perché tutti gli studenti del maestro Ueshiba, cioè del fondatore, sono morti, è rimasto solo lui. Quindi abbiamo una fortuna grandissima e dobbiamo cercare di sfruttarla al massimo perché il maestro attualmente ha 81 anni, quindi non so ancora per quanti anni potrà girare in giro per il mondo, io spero ancora tanti, ma purtroppo la vita è così, quindi ogni volta che lui viene per noi è un grandissimo piacere, anche per la città di Sassuolo, perché fondamentalmente Sassuolo è conosciuto solo per le motonelle in giro per il mondo, ma anche per l'Aikido, perché noi abbiamo una delle palestre più importanti al mondo per l'Aikido. La nostra struttura è presente a Sassuolo dal 1987 e siamo l'unica palestra che fa arti marziali tradizionali giapponesi a Sassuolo. Tutte le altre fanno sport da combattimento oppure altre attività. Ma la cosa importante per noi è far capire alla gente, come spiegava il maestro, che le arti marziali non sono nate per fare la guerra, ma per portare la pace. Quindi a Sassuolo è stato organizzato questo corso, che è diviso in 3 sessioni giornaliere per un totale di 15 lezioni in 5 giorni. E diciamo che fare 3 allenamenti al giorno per una persona normale diventa difficile, però noi pian pianino stiamo cercando di portare tutte le persone a capire che più ti alleni meglio è, perché più ti alleni più esperienza acquisisci. Più esperienza acquisisci, meno vuoi fare la guerra, meno vuoi lottare. Noi eravamo qua una cinquantina qui a Sassuolo. C'erano francesi, finlandesi, olandesi, italiani, svedesi, qualche d'uno che è venuto dall'Iran che pratica, qualche d'uno che è venuto dall'Ungheria che pratica. Sviluppare questo tipo di attività è grazie al nostro maestro che ha girato il mondo per insegnarlo, quindi abbiamo diversi contatti.